Bentrovati telespettatori del Sasso nello Stagno, questa settimana siamo a Lovere per parlare di un sentimento particolare, la nostalgia, che a volte può essere positiva e a volte insomma può far scendere anche qualche lacrimuccia. Voi siete nostalgici? Tentiamo di scoprirlo oggi con le persone che andiamo a incontrare appunto qui a Lovere. Nostalgia, di che cosa? Siete di qua? Appunto, di che cosa? Non siamo di qua. Non siamo di qua. E allora se non siete di qua non provate nostalgia? No. Anzi, siamo in vacanza. Ah, beati. Va benissimo. Ma intanto può capitare di fare qualche tuffo nel passato, magari a far pensare. No, adesso stavamo pensando al lago, che dicevamo proprio che d'estate ti porta voglia di vacanze, invece d'inverno un po' di nostalgia, ti viene un po' di malinconia. Questo stavamo dicendo adesso, in questo momento. Il mare d'inverno, il lago d'inverno. È uguale, sì, basta una pozza d'acqua, insomma. Certo. Magari nostalgia anche di quando si andava al mare con la famiglia da piccolini. Sì, no, sì, sì, forse sì. Quando si era in famiglia con i cugini, i parenti, adesso vabbè, ormai non ci sono più, quindi. Ma capita ogni tanto di fare dei tuffi nel passato? Sì, quello sì, tante volte, perché ormai l'età ci porta a guardare anche indietro. E però vabbè, con un po' di malinconia sicuramente, però anche di. Anche un po' di allegria mi mette ogni tanto. Perché infatti ci sono le due scuole di pensiero, quelli che riguardano le vecchie foto e sorridono e quelli che invece. Sì. Diciamo che dipende dalla foto e dal momento in cui le guardi. Okay. Perché quella mi è capitato tutte e due. Quella che le procura i sorrisi. Il sorriso e i vecchi amici. Non so, che poi a volte non si vedono neanche più. Invece un po' di nostalgia, di malinconia, non so, con i genitori, che ad esempio io non li ho più, quindi certo. Sicuramente lì certo. Ti viene un po' di una lacrimuccia, no? Certo. No, però bello. Lei? È sempre allegria, ma nostalgia non esiste. Oh! Dove non riesce sempre a. Sempre. A tenere il sorriso sulle labbra. Sì, si cerca, si vive meglio, diciamo così. Si cerca di vivere meglio. Parliamo di nostalgia, stiamo facendo un sondaggio. Siete un po' nostalgici? No. No. Cioè proprio. No. Quando rivede le sue foto, quando aveva 20 anni, così. No. Neanche un po'. No? No, davvero. Sta meglio adesso? Sì, sì. No, assolutamente. Sì. Neanche quando sente le vecchie canzoni si ricorda dei tempi in cui si andava in balena? No, assolutamente. Niente. Io abbastanza. Sì? Sì. Quali sono le cose che la fanno un po' più commuovere pensando al passato? Ma dai. Magari. Non mi viene in mente adesso il momento. Le foto, i film. Le foto sicuramente. Le capita di guardarle quelle di tanti anni fa? Sempre, io sempre ogni tanto mi ritorno sulle mie foto, le riguardo, sì, le riguardo ogni tanto, sì, 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 me le riguardo, me le rivivo. E cosa pensa? Ma sinceramente, boh, dipende. Che foto ci sta meglio adesso? Sì, okay. Io sì, decisamente sì. Adesso sto veramente bene. E quindi non le riguarda? Meglio di così. Quindi non le riguarda con quel sentimento appunto di nostalgia che magari fa venire anche un po' la lacrimuccia? No, diciamo di no, dai. La nostalgia, parliamo di nostalgia. La nostalgia è 40 anni in meno. Ah, è quella la nostalgia? Tutta lì. Okay. E come si stava 40 anni fa? Il porto era meno bello, ma si stava da Dio. Parliamo di nostalgia. Nostalgia canaglia. Bravissimo! Chi sono? Le so tutti, non lo so. Ma non è mia, Power! Sono loro! È passato qualche anno. Leggermente qualche anno. In televisione stanno riproponendo i giochi di una volta, le trasmissioni di una volta, esatto. Film di una volta. Esattamente, esattamente. Lei torna un po' indietro ogni tanto con i pensieri? Assolutamente sì. È sempre bello tornare indietro. Anche a pensare alla mia nonna, ai tempi di una volta, che mi raccontava le storie. È bellissimo tornare indietro. C'erano molti più valori di adesso. E si parla proprio di nostalgia, quindi un po' di nostalgia è la prova. Assolutamente sì. Ah, okay. Assolutamente sì. Mi piacerebbe quindi tornare indietro nel tempo. Sì. Quali sono magari i fatti più belli, i momenti più belli che si ricorda della sua vita? I momenti più belli. Quelli che vorrebbe rivivere di nuovo. Di quando andavo a scuola. Che non avevo pensieri, avevo gli unici pensieri erano fare i compiti e andare a giocare. Quelli erano i momenti più belli della. Ma magari quel tempo lì pensava che fossero i problemi più grossi della vita. Esattamente. E invece adesso andando avanti se ne presentano ogni giorno, certo. Sempre di più.
E se andiamo avanti così in futuro? In futuro è ancora peggio, okay. Esattamente. Ho paura per mia figlia. Devo ammetterlo che lei è ancora piccolina, ma vedendo il mondo d'oggi mi fa paura. Sì. E la nostalgia è sempre di più. Hai capito. Dei tempi passati. Hai capito. E lei le guarda qualche foto di quando sì, era assolutamente, più... assolutamente, assolutamente, sì. Perché c'è qualcuno che invece è il contrario, preferisce non guardarle perché poi gli viene la lacrimuccia. No, 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 io le guardo, sì, ci penso, ci ripenso, quando non c'erano i cellulari, quando non c'era tutta questa tecnologia. Ci pensa e ci ripensa e? Nostalgia. Sì, sì, davvero viene. Nostalgia, sì, 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 assolutamente. E quale episodio le piacerebbe rivivere? Quando ero piccola, che uscivi da scuola, ti mettevi d'accordo con i tuoi amichetti e dicevi ci vediamo al parco giochi, ci vediamo al campo senza alle 4 e alle 4 eravamo tutti lì, cosa che adesso non c'è più perché siamo tutti telefono, telefono, telefono e basta. Allora bisogna organizzare con qualche amico appunto questa cosa, mettersi d'accordo e ci vediamo alle 4 al parchetto. Sarebbe bello, sì. Sarebbe senza bello. Telefoni, eh? Senza telefoni. Senza niente. Subito, ma... La nostalgia, che sì. Brutta cosa. Sì? Sì. Ogni tanto però si riprova ancora un sentimento che torna o lei no? Torna, torna, per le cose belle. Ah, infatti. Ecco, per quali i bei sono ricordi. Quali allora sono sì. I bei ricordi? I viaggi, le amicizie, gli amori, i luoghi, le canzoni. Qual è una fotografia, una canzone? Mi piace la canzone. Lucio Battisti. Oh, e quando l'ascolta si mi riempio di gioia e rivivo tanti bei momenti. Uno in particolare, ce lo dica. Momenti? Sì. Il mare. Oh. Un viaggio al mare. Oh. Una vacanza al mare. Sono molto attaccata ai ricordi. Davvero? E qual è il sentimento che scatta quando vede le vecchie fotografie? Malinconia, tristezza. Perché? Non è più bello essere grandi, adulti? No. Vivere il presente? No. È meglio quando si è bambini? Da piccoli si aveva fretta di crescere, però crescendo ti accorgi di quando quel tempo era prezioso, fosse prezioso. Sicuramente si ricorda anche di una giornata speciale, di un amico speciale? Sicuramente. Un episodio bello che le piace ricordare? Gli anni del liceo. Sì. Anni che non tornano più. Quindi quando era già grandicella comunque. Sì. Però li penso comunque con malinconia. E adesso? Tornerei a quegli anni. Sì. Meglio quegli anni 90 circa. Non li ho vissuti, non lo so. Nel senso, ricordando la vecchia canzone, voglio tornare indietro nel tempo, in quel senso. Magari fosse possibile. Perché quelli attuali? Il tempo? Cos'ha che non le piace? Troppe responsabilità, crescendo le responsabilità aumentano. No, voglio tornare bimba. Ok, ci vorrebbe la macchina del tempo. Ci vorrebbe, sì. Stiamo parlando di nostalgia. Noi non siamo del posto. Oh, benissimo! Meglio! Di dov'è? Di Bolzano. Oh, bello! Sei stato ancora? Ci vorrei venire, perché dicono che è bellissimo. A fare cosa? A Bolzano? Cosa faresti a Bolzano? Visiterei. Ah, come facciamo noi? Ha visto? Parliamo di nostalgia. Nostalgia. E lei ha nostalgia per qualche cosa? Delle ferie. Ah, di quelle. Sì. Ah. Che merito, no? Sì, altro che. Riguarda, ripensa ancora ai tempi in cui era un ragazzino? Sì, chiaro. Chiaro. Bei tempi, furono bei tempi. Sì? Sì, penso di sì. C'è qualcuno che dice meglio adesso che sono adulto? Non penso che sia meglio adesso, no, è troppo, come mi spiego, sai, che siccome non siamo madrelingua tedesca, allora mi confondo un po' con l'italiano. Sì. No, comunque era più, adesso con le guerre, con la politica, che ognuno è arrabbiato. Questo periodo? È brutto, bruttissimo. Ogni tanto le capita di trovare magari qualche cassetto, qualche ricordo, foto per esempio, la cosa classica? No, non ha qualche foto di quando era giovane? Sì, ce l'ho, avevo ancora i Lederhosen. Conosce i Lederhosen? No, cosa sono? Sono quelli pantaloni in cuoio.
corti, quei corti. Li hai mai visti? No, mi ricordo. Ah, c'è anche in Bavaria che hanno il costume che è fatto così. E quando li vede quelle foto, ride o piange? Ah, li ho appena visti. Un mese fa rido. Ah, ha riso? Sì. Quindi vuol dire che tutto sommato non è così nostalgico. Sì, sì, era nostalgico. Sì. Tutta un'altra cosa. Di nostalgia. Un sacco in TV di operazioni nostalgia, ci si ricorda dei tempi che furono, delle canzoni che furono, dei programmi che furono. Io mi rifiuto di pensare alla nostalgia, al passato, perché è segno di vecchiaia. Quindi, sì? Sì, non ne voglio sapere. Penso al futuro io. Ottimo! Non ho mai nostalgie. Però magari qualcuno dice, anzi, dicono che la nostalgia può essere, può avere anche un valore terapeutico. Sarò malata per sempre. Resterò ammalata per sempre. No. Per me no, la nostalgia è una cosa che mi fa male, quindi... Quindi immagino non vada nemmeno a ricercare le vecchie foto? No, no, cioè, niente del passato. Io guardo avanti e basta. Però le scatta le foto o... Le scatto, o posso guardare quelle di un anno fa, ma non vado troppo indietro. Oltre zero? Sì. Ah, perché cosa le provocano? Magari senso di tristezza? Ah, ecco, esatto, sì. Di vecchiaia, di che il tempo passa e quindi... Ma no, il tempo non passa, non ci pensi, non passa il tempo. Lo specchio lo dice. Cosa ne pensa? Io la penso al contrario di lei. Vedi. Sono un nostalgico, mi piacerebbe tornare indietro nel tempo per tantissime cose. Sì. Visto il marciume che c'è in giro, la gente che c'è in giro, mi piacerebbe tornare agli anni 70. 70? Sì, però non è possibile. No, in effetti no, confermo. Con tutta la roba che c'è in giro ormai è tardi, io la vedo così. È tardi e ci stanno, non la voglio buttare in politica, per carità. Sì. Però stiamo piegando le ginocchia di fronte a situazioni che sono insostenibili, secondo me, e che andrebbero messe a posto in 4-4-8. Nessuno lo vuole fare, nessuno, non lo so, non ce la vuole. Allora è meglio ripensare appunto a quegli anni. Penso e basta, vivo di ricordi, cioè non sempre, voglio dire, però mi piace anche ricordare i tempi buoni. Intanto guarda anche qualche film del passato. Ma film no, però qualche canzone. Ce n'è una, qualche canzone a cui è particolarmente legato, che la riporta, magari un episodio? No, non ce n'è una in modo specifico. Ce ne sarebbero tante, non si fa elencarle, no? Comunque mi piacerebbe un po' tornare un po' indietro. A differenza della signora, le guarda le foto? No, quelle poco. Però... Perché non le capitano sotto mano, visto che le fate sparire tutte? No, ma potrei anche andare a vederle in qualsiasi momento, ma quelle non mi entusiasmano, le fotografie, però, ripeto... La vita di tutti i giorni sì, mi piacerebbe che tornasse un po' come in quegli anni lì, però non è possibile. Ci fermiamo, ma solo per qualche minuto e per un po' di pubblicità, tra poco saremo ancora con voi. Stiamo parlando della nostalgia. È una bella parola. Ce n'è un pochettino in lei di nostalgia? Anche, sì. Sì? Positiva e negativa. Bravo, perché c'è quella positiva in effetti e anche quella negativa. Certo. Quella positiva che le fa tornare, che la fa sorridere ricordando i vecchi tempi? Che sto bene, ho la salute. Ottimo. Basta, dopo. Ottimo. Le altre cose... Ogni tanto le capita di pensare, di ricordare i tempi belli, quelli passati bene, di felicità, di allegria. Ascolta, io sono vedovo. Mia moglie quando è morta aveva 29 anni, però io ti dico una cosa, sì. Io sono fortunato perché ho la salute e la fede, le altre cose sì. Non valgono niente, sì. Perché poi devi essere una cosa in pace con te stesso. Che quando sei in pace con te stesso non vedi buio nuvoloso dall'altra parte, sereno, con alti e bassi, però sereno.
discorso è quello lì, basta. Io sono contento perché ho quelle due cose lì. Bene. La salute e la fede, basta, le altre cose a me non interessa. Se mi servono 50 euro li ho in tasca, me. Ok. Perché con la salute e la fede certo. Non riempio. E ogni tanto ci vuole anche qualche controllino, bisogna sì, pagare. Sì, basta, è tutto lì. Io ho fatto nella vita 25 anni il vigile urbano. E ha nostalgia di quando faceva il vigile urbano? Sono stato anche premiato io. Sì. Tre medaglie d'oro. Perché ho usato al cuore. Quando serviva non... Era rigoroso. Ah, sì. Perché ragionavo fino qua si può, però quando si vanno oltre i limiti allora non si può. Sì. Qualsiasi cosa essa sia, a fare in mia, come ti butti lì, se per arrivare lì va, però se per arrivare là bisogna, come la mettiamo? Ma ce l'ha la foto di quando è stato premiato? No. Qualche vecchia foto però la conserva, eh? Te adesso non ricordo perché sono passati 30-40 anni. Non le capita mai di appunto tornare indietro con i ricordi guardando anche le foto? Più che ricordo le foto, io sono stato anche uno sportivo, ho fatto le corse in montagna, al massimo, perché dicevo, qui è passato, perché eravamo anche amici, il campione del mondo. Ci sono passato anch'io, punto e basta, che differenza c'è? Non c'è differenza. Allora non so, Geri, quando correva forte in montagna? Non che correvo forte, che correvo. Che correva? Sì, perché è così. La vita non può mai essere come vorresti te. Devi accettarla, bella o brutta. Perché se tu la accetti con serenità, vivi bene. Sì, sempre con me. Ma se tu la rifiuti, caro mio, fai una brutta fine a te, poi la fai fare anche a chi sta attorno a te. Perché io l'ho detto prima, mia moglie aveva 29 anni quando è morta. Dunque fai te. La nostalgia, perché proviamo nostalgia? È quello che le stavo dicendo adesso io a lei. Nostalgia perché ormai è diventata una vita molto frenetica. Tutto, purtroppo la vita, il tenore è questo, dobbiamo pagare le cose, alla fine però quello cos'è che si sbaglia nella vita? Che il lavoro si deve servire per vivere, non che tu vivi per il lavoro. Non essere schiavo del lavoro. Schiavo del lavoro, certo. Lei non è schiavo del lavoro? No. No. Bene. No, non lo sarò mai schiavo. Bene. E un po' di nostalgia però ogni tanto la prova, eh? Sì. Un sentimento che proprio... Nostalgia perché tante volte magari pensi sempre, sei sempre dentro il pensare. Quando diventi adulto ti rimani sempre in pensare il peggio, ma invece devi guardare le cose, la vita, che delle opportunità che ti dà la vita. E poi è sempre quello il problema. Ma comunque il militare ci vorrebbe ancora. Ah, ecco. Ha fatto il militare? Sì. E ha nostalgia appunto del militare oppure dice no, meglio? Vabbè, il militare, meglio. Come si chiama? Servirebbe le nuove leve, sì. Ah. Perché senza questi sono morti purtroppo, la nuova generazione così. Sì. E le foto dei commilitoni ce l'ha ancora magari salvate da qualche parte in qualche cassetto? In qualche cassetto sì, a casa sì. E capita di vederlo ogni volta? Certo, certamente, le sfogliamo sempre. Io ero già pilota al di là della moto, che guidavo anche i Leopard, i carri armati. E allora fa poi i Vespi siciliani, tutte le cose così. Ma della serie, sono ricordi che appunto le provocano nostalgia, magari qualche lacrimuccia o la fanno sorridere? No, sono ricordi piacevoli, no? Ricordi, sì. Sono sempre cose che ti fanno imparare a stare al mondo nella vita, perché tu pensi di essere bravo a fare tutto, ma non lo sei nella vita. È sempre così. Stiamo parlando di nostalgia. Nostalgia. Non è nostalgico lei?
Ma anche no. No? Anche no. Non c'è niente che la commuove pensando al passato? Certo, certo, certo. Chi non si commuove? Ma di che genere di nostalgia? Quella che le fa pensare magari a momenti felici o momenti tristi. Le capita di tornare indietro con la mente a pensare? Sì, ma non capisco la domanda, ecco. Non vedo il motivo della sua domanda. È un sondaggio, chiediamo alla gente se è nostalgica. Beh, sì, ci sta, ci sta. Con le dovute cautele ci sta. Cosa vuol dire con le dovute cautele? Cioè, ognuno la vede a modo proprio, la nostalgia. Sì. Come ha detto lei, nostalgia del passato, nostalgia momenti felici, così. Lei come la vede la nostalgia? Beh, ci sta, rispetto, ci sta, mi sta bene addosso la nostalgia. Le capita di vedere e magari di sentire musiche che le ricordano la sua infanzia? E come? Sì, sì. E come? Vecchi long play? Penso che tutti siamo così, la maggior parte è così, eh? Tutti torniamo indietro un po' ma con la mente. Sì, ma... E una volta tornati indietro con la mente, pensiamo è meglio adesso o è meglio allora? No, allora. Decisamente allora. Allora. Sì, sì. Allora. Ma non si stava peggio una volta? Ma no, no, no. Non c'era tutto quel casino che c'è adesso. Ok. Le sue foto da ragazza le riguarda ancora? Sì. E cosa pensa? Oddio, che stavo meglio allora. Che ci si invecchia. 50 anni di meno. 50 anni di meno. Beh, ma è tutto una ruota che gira, dai. Il rapporto. Ci sta. Certo. Sulla nostalgia. Stiamo facendo un sondaggio sulla nostalgia. Se la provate o no? Poco. Sì? Sì. Poco. In quale frangente, quando magari tornano le vecchie foto, quando si ascoltano le musiche? Quando si è soli, quando sono sola in casa. E cosa le provoca, appunto? Ma momenti, qualche sorriso oppure qualche lacrima? No. Niente, solo pensieri. Solo pensieri. Su che cosa? Sulla nostalgia. Ma che roba impegnativa. Sì. Sono in vacanza. Sì, ma ogni tanto può capitare. Non è capitato mai di vedere le vecchie foto? Sì. E qual è il pensiero? Vogliamo scoprire questo. Se sorride... E dice, ah, com'ero bello, oppure dice, meglio adesso. No, tutte e due, dai. Sì? Sì, assolutamente. Sì. Sia uno che l'altro. Uno non esclude l'altro, dai. Non le fa comunque un effetto tragico, appunto. No, assolutamente no. No, ci mancherebbe, insomma. Beh, c'è qualcuno che riguardando le vecchie foto... Ancora no. Un po' di magone. Per il momento no, dai. Benissimo. Diciamo così. Grazie. Posso chiedere se lei ogni tanto prova un po' di nostalgia? Per che cosa nostalgia? Per i ricordi, per le persone care. Dopo 40 anni a Roma sono ritornata al mio paese natale, che è questo. 40 anni a Roma? Sì. Quindi sentiva nostalgia di Roma? Un po'. E non ho più nostalgia di Roma, va benissimo così. Vi rubiamo un minuto, super sondaggione sulla nostalgia. No, tutto gratis, paghiamo noi. Allora andiamo a prendere il gelato. Evviva, parliamo di nostalgia. Nostalgia di cosa? È un sentimento che prova lei? Purtroppo sì. Sì? Sì. Su che fronte? Cos'è che la rende nostalgica? Ma se avessi 50 anni in meno sarei più contento. Non proverei la nostalgia. Stai filmando. Quindi sono i ricordi di una vita. Sì, logico. Ma guardando, pensando al passato, le scappa anche qualche sorriso o sono più magari rimpianti? Non lo so. Diventa un po' lungo. No, magari avere avuto le opportunità, perché chi è nato negli anni 50, 60 e 70 ha avuto le e magari non le ha viste, perché quando sei giovane non vedi certe cose, poi dici però avrei potuto, avrei nostalgia in questo senso. Ma guardando, magari pensando anche alla sua giovinezza, le capita mai di vedere un film? Mamma, questo film mi ricordo, l'avevo visto in quel cinema che allora, era. Io sono di Pavia, sono cresciuto a Pavia. Vengo qui perché mi piace questo posto, ma non mi vogliono, devo sempre tornare. Una nostalgia di Annabella. No, di Annabella no. Anche se il signor Ravizza è stato un grande. Di Annabella no. Ma c'è un film con Renato Rascher che si chiama Il Cappotto, che lui era un impiegato, si è fatto il cappotto nuovo in quegli anni, e lui gira per Pavia, è stato, e mi prende
il magone. Rivedendola a Pavia di allora. Di quando ero ragazzino e com'erano i bar, le strade, le case, che poi sono state modificate, rinnovate. Quindi un po' è appunto nostalgia della Pavia che fu. Molto, molto. No. Dalla infanzia e adolescenza, okay. Forse. Perché poi del periodo dopo no, se potessi tornare indietro no, a quel dopo, periodo. No, purtroppo dagli anni 82-83 ho avuto dei momenti difficili, delle cose non tornerei più. Okay. Vivere quella maniera. Sì. Tornerei se potessi cambiare con il senno di poi, con il senno di poi. Nostalgia, solamente questo. Sei nostalgica? No. No? No. Non ti capite mai di pensare ai tempi andati? Sì, però... Un po' di rimpianto. Però preferisco pensare al futuro, a quello che mi aspetta, che non ho ancora vissuto. Oh! Di positivo, bene, tendenzialmente. Bene. Sono una persona positiva. Quindi riguardi allora anche le tue vecchie foto? Sì, sì, le riguardo, però non ho ancora rimpianto, con nostalgia di le riguardo, però è stato bello, è finito, si è concluso. Fantastico allora. Quindi nessuna lacrima? No, 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 per ora no. Ora, magari tra vent'anni, trent'anni ci penseremo, adesso no. Lei è un po' nostalgica? No. No? Davvero non le viene mai da pensare con un po' di appunto... Un po' di nostalgia se si pensa al passato. Cosa in particolare le scatena un po' di malinconia, di nostalgia? Malinconia? Sì, cosa? Ma... Quando sono stata malata. E lì allora ricorda ancora quei momenti? Sì, sì. Ma è meglio che siano passati. Certo, acqua passata, si dice a Firenze, non macina più. Ecco, bravissima. Qualche foto che riguarda di quando era una ragazzetta? Le foto? Vabbè. Cosa pensa quando le riguarda? Bene, passata una buona infanzia, per cui... Non c'è mai una lacrimuccia per qualcosa? No. Vorrei farla commuovere, io il mio compito oggi è far commuovere. Ma non ce la posso fare. Devo andare dagli amici, via, mi lascio. Ci fermiamo, ma solo per qualche minuto e per un po' di pubblicità, tra poco saremo ancora con voi. La nostalgia. Nostalgia. No, no, nostalgia, è un po'. Sì, 40 anni fa forse. È la prima auto? No, no. Di avere almeno 40 anni in meno. Ah, ok, ok. Vabbè, dopo, vabbè, dai, sto bene. L'importante è quello, dopo il resto non conta. Ci sono persone che rifiutano di pensare al passato, per carità, non ci voglio pensare. No, io ci penso spesso e mi piace pensare al passato. Perché forse... si riesce a capire tante cose, perché adesso siamo troppo nel burro, come si dice qua da noi. Adesso purtroppo ci sono delle cose troppo scontate, troppo, e non riusciamo a capire che siamo veramente, diciamo così, veramente... non so come esprimere la parola, comunque se guardiamo quello che sta succedendo nel mondo, noi siamo veramente fortunati. Sì, sì, molto fortunati, molto fortunati. E i suoi salti indietro con i pensieri dove vanno a finire? Quando era un bambino elementare o più grande? Che si aveva poco o niente e si divertiva molto di più. Adesso tu guarda i ragazzi d'oggi. Se non hanno il telefono, i ragazzi 10 anni, 8 anni hanno il telefonino in mano. Ma a quale periodo torna la sua memoria? Cambia ogni tanto pensa quando era un ragazzino, tipo alle scuole elementari, certo, o più grande? Ragazzino, quando ero si giocava con un pallone buco fino a tarda sera, ci divertivamo in questa maniera. Oppure a salire sulle piante, oggi, in quel periodo qua, fra qualche giorno è il periodo anche delle ciliegie, si saliva sulle piante a piedi nudi e si stava su delle giornate a mangiare ciliegie, dopo arrivava il padrone e ce ne diceva di tutti i colori, però va bene, erano delle belle giornate, delle belle spensierate.
Okay. Ma non dovrebbe fare tornare un po' il sorriso certi ricordi? Io quando penso a certe cose, a certi... Quindi è una nostalgia positiva, diciamo. Sì. Molto. Non di quelle che fanno scendere qualche lacrimuccia? Anche, qualche volta sì, anche. Okay. Io sono un molto sensibile in certe cose, quindi anche perché c'erano i miei genitori, c'erano i miei fratelli, ci sono ancora i miei fratelli, ma purtroppo non andiamo d'accordo. E... Una delle cose che fa scattare la nostalgia sono le fotografie. Assolutamente. Ce n'è una in particolare che le guardo ogni tanto e che... Quando ero 30 kg in meno. Nostalgia del fisico perfetto quasi. No, ero troppo magro, sinceramente. Sulla malinconia. La malinconia, che bella cosa. Nostalgia, da malinconia, tutte le cose insomma che... Bello, il lago è proprio il principe della malinconia e della nostalgia. Quali sono i periodi in cui lei torna con la mente? A cosa? E che la rendono un po' nostalgico. Il periodo che quando si avvicina il mio compleanno, tipo maggio, quindi questo è il periodo in cui sono particolarmente nostalgico, quando siamo nel cuore dell'inverno che desidero l'estate tantissimo, e invece ad agosto quando moriamo di caldo che desidero tantissimo il fresco. Ok, e tornando al suo compleanno, dica, cos'è che le fa scattare proprio immagini, ricordi? Delle festicciole? No, evidentemente, da una parte inevitabilmente il tempo che passa è, insomma, è lo scorrere dell'età. E la voglia di fare festa, che c'è sempre, per fortuna, di feste sì, ne facciamo, però magari è difficile trovare gli invitati, perché ovviamente la gente è pigra, preferisce stare a casa attaccata al tablet piuttosto che venire a una festa. E quindi si ricorda con nostalgia quando... Quando eravamo tutti giovani, belli, nudi, freschi, tanti, insomma, così. E ci si incontrava appunto al campetto. Ma che campetto? A casa? Ma che campetto? A casa a fare festa? Ah. Al riparo dagli occhi indiscreti. Ah, ok. E qui tacciamo. Esatto. Ok. Nostalgia, l'argomento della settimana, e noi ci lasciamo qui. Grazie a voi per averci seguiti appunto a Sasso nello Stagno. Tutte le interviste da Lovere le potete ritrovare anche da settimana prossima sul nostro canale YouTube, ovviamente quello griffato Antenna 2. Grazie a Vladimir Lazzarini per le riprese e montaggio della trasmissione, che tornerà con voi nelle vostre case tra 7 giorni qui su Antenna 2 TV.